E il calcio in Italia fa fatica a cambiare, siamo un popolo di conservatori e non sempre di conservatori illuminati. E io volevo chiederle come cambia la vita di un allenatore passando dalla panchina ad uno studio televisivo? No, per la verità io sono responsabile di tutte le nazionali giovanili dall'Under 21, oltre a lavorare anche in televisione e anche scrivere qualche cosa sulla Gazzetta. Ma è la passione che c'è per una cosa, faccio l'unica cosa forse che conosco abbastanza bene. C'è qualcuno in cui lei si rivede? Qualche tecnico? Tutti quelli che lavorano con passione e cercando di dare un copione importante alle proprie squadre, che ci sia armonia, che la gente si emozioni. Ecco, per me la cosa più importante era quando la gente sentivo il consenso delle persone. C'è un calciatore che ricorda con particolare affetto? Tutti quelli che ho avuto, da quelli sconosciuti, con grande affetto, non particolare, con grande affetto e con grande riconoscenza anche. C'è qualcuno nei confronti dei quali si comporterebbe in maniera diversa, magari darebbe più spazio ricordandolo ad oggi? Ma sai, io credo che non siamo nati perfetti, no? E quindi degli errori se ne commettano sempre, però tutto sommato sono contento di come è andata. Progetti per il futuro? Posso fare una domanda? Il tema del nostro festival è l'utopia, quindi ti abbiamo invitato qua anche come, diciamo, sognatore che tramite il calcio, diciamo, i suoi schemi ci ha in qualche modo fatto immaginare un calcio diverso. Qual è la tua utopia? Beh, intanto utopia vorrebbe dire qualche cosa di irrealizzabile. Io cercavo di fare qualche cosa che mi piacesse, a me prima di tutto. E quindi io non so se fosse un'utopia, non era assolutamente un'utopia. Era una vocazione che uno ha e che la trasmette avendo la fortuna di trovare degli ambienti consoni perché questo si possa trasmettere. L'utopia è un ideale, un qualcosa che non si realizza. Devo dire che dei sogni ne ho avuti tanti da ragazzino, per esempio avrei voluto essere un campione di ciclismo, un campione, però ho avuto una grande fortuna nella vita di tramutare una passione in un lavoro. Questo è fare quella cosa che mi realizzava maggiormente, e per me la cosa che poi più mi realizzava non era neanche il risultato finale, era quando percepivo che il pubblico, grazie a questo spettacolo, veniva gratificato da questo spettacolo, e io ero quello che aveva ideato questo spettacolo. Ho sempre pensato che l'allenatore fosse questo, non ho mai pensato che l'allenatore fosse un gestore o uno psicologo, ho pensato che l'allenatore dovesse allenare, avere delle idee e creare un copione importante, un copione, cioè, i copioni possono essere di tanti modi diversi, non so, Shakespeare l'Amleto è diverso rispetto di Giovanna Coscialunga, no? E quindi io speravo più di avere un copione che fosse un capolavoro. Non un capolavoro, non era quella la mia visione, qualche cosa che sentivo io. Uno mi dice, ma cosa abbiamo questo obiettivo? Il mio obiettivo era insegnare quello che sapevo, quello che conoscevo, di trasmettere questo, farlo con la passione, con l'amore, con l'entusiasmo che avevo. Oggi il calcio può rappresentare ancora un modello, una scuola di vita. Sai, il calcio è stato al centro di tante polemiche e probabilmente in certi casi molti si sono anche allontanati. Come può essere il calcio, insomma, in che cosa il calcio rappresenta un modello positivo per i ragazzi, i giovani? Il calcio è un modello straordinario, è un sentiero che ti abitua a conoscere tutte le difficoltà, a porti degli obiettivi e trovare il modo per arrivare. Purtroppo siamo noi uomini che il peccato non sta nel calcio,
sta in noi che la frequentiamo. Saresti entrato in un governo di tecnici? Adesso si parla tanto di... Io, guarda, quando allenavo la nazionale italiana, il presidente del consiglio era Berlusconi, col quale avevo lavorato fino a qualche anno prima, e lui mi disse, c'era l'abitudine prima del mondiale di andare a salutare il presidente del consiglio, e lui mi disse: Arrigo, l'aspetta un'impresa difficile. Al che io risposi: sì, la mia è difficile, ma la sua è impossibile. È impossibile perché avere a che fare con noi italiani che non abbiamo il senso dello Stato diventa molto difficile. E lui mi disse: se vincerai anche questa, perché fino allora col Milan avevamo giocato 6 finali internazionali, le avevamo vinte tutte 6. Se vincerai anche questa ti faccio ministro dello sport. E io dissi: a parte che non c'è il ministero, ma io non sono un politico, per me è bianco o nero, invece qui mi sembra che sia sempre grigio. Mister, che impressione le ha fatto la fine del governo Berlusconi, con cui, diceva lei, ha lavorato per tanti anni? Beh, io credo che fosse giusto che facesse un passo indietro, come ha fatto. Si era creato un clima insostenibile all'interno e forse anche all'esterno. Però non è con una... se non miglioriamo noi italiani, nessuno potrà compiere questo miracolo. Finché non pensiamo, non siamo una squadra, non siamo coesi, finché non siamo anche più leali, meno opportunisti, meno individualisti, diventa difficile. È un grande paese che fa squadra solamente quando abbiamo la melma sopra la testa. In quel momento dimostriamo tutte le nostre forze. Pensate, abbiamo vinto 2 mondiali nel calcio dopo 2 scandali ciclopici. Ci sarà un motivo. Siamo anche stati capaci di vincere un mondiale con Materazzi capocannoniere, che uno questo dice quant'è importante una squadra. Allora, noi abbiamo le forze, questo paese ha una storia enorme, la cultura che ha trasmesso nel mondo, però da noi in Romagna c'è un detto che dice: un pezzo corre la livre, un pezzo corre che, traduco, un po' corre la lepre, un po' corre il cane. Molto probabilmente adesso non siamo più la lepre. Mister, il suo Perugia cosiddetto dei miracoli, quanto, visto che oggi si parla di utopia, quanto si è avvicinato alla sua idea di utopia nel gioco del calcio? Beh, direi che se uno parlasse a bocce ferme con il buon senso, poteva pensare all'inizio che fosse un'utopia fare quello che siamo riusciti a fare. Invece l'hanno chiamato un piccolo miracolo fatto da una squadra di provincia, e che, diciamo, viene ricordato con grande simpatia in tutta Italia, perché io quando mi muovo la domenica ogni tanto sento qualcuno che me lo ricorda. Mister, il suo concetto di utopia per quanto riguarda il gioco del calcio a che cosa si avvicina? Ma l'utopia è quella di vivere in un mondo onesto, composto dai veri valori dello sport. Quindi mi riferisco a quelli veri, all'onestà, alla voglia di vincere in maniera normale, in maniera regolare, a parlare con le persone in una maniera semplice, a raccontare il nostro sport in una maniera semplice. Ho detto già 4 cose che mi fanno pensare quanto sia possibile, quando è proprio utopistico il calcio di oggi.